Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi martedì, tempo di gossip, tempo di story time e come vi ho anticipato su Instagram, se non mi seguite, mi trovate come la Maledetta Feliz, dove potete seguirmi durante la mia vita quotidiana. Allora, vi ho anticipato che avrei visto la serie Netflix di Dahmer, di Jeffrey Dahmer. Ringrazio ancora Lara per avermelo fatto guardare gratuitamente. Grazie Lara. Niente, quindi ho fatto diverse nottate per guardarlo, visto che comunque mi ha intrippata. Non posso dire che non mi abbia intrippata. Quindi facciamo le considerazioni e tutto quanto. Quando lui è stato arrestato, io ero una bambina e ricordo che ero in Sardegna in vacanza e avevo letto qualche articolo a riguardo. Ero comunque piccola, andavo alle elementari, ma sapevo comunque leggere, quindi io già sapevo quello che lui aveva fatto. Non c'è bisogno che lo dico, anche perché non ho voglia di demonetizzazioni da parte di YouTube. Sapete bene che cosa ha combinato, quindi non è che c'è bisogno che vi ribadisco le malefatte di Dahmer. E quindi, insomma, c'era da sempre questo, se si può dire, macabro mito di Jeffrey Dahmer, che appunto ha fatto questo e quello, eccetera, eccetera, eccetera. Ho visto la serie, c'è da dire, non è così splatter, come tanti pensano. Certo, è molto angosciante anche perché c'è sempre la stessa canzone d'amore che poi tra l'altro è stata rifatta, adesso non mi viene in mente. Ah sì, Please Don't Go, ok, adesso non so la versione originale, chi la canta, dopo faccio qualche ricerca, perché la voglio utilizzare per un mio video di lavoro. Ho trovato la serie molto angosciante, quello sì, anche perché comunque già sapevo che non sarebbe stata una storia a lieto fine, se non per la persona che si è salvata e l'ha fatto arrestare. C'è da dire che vi sono alcune discrepanze tra la sua vita reale e appunto il film, perché non è che è proprio pari pari. Per esempio, Glenda non abitava nello stesso stabile, ma nel palazzo di fronte. Io comunque non oso immaginare i vicini. Insomma, veramente, ok che io non mi faccio impressionare tanto e quant'altro, ma avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico ad avere a che fare con un soggetto del genere, poi soprattutto a pochi metri di distanza, che lo incontri, lo saluti e via discorrendo, davvero, cioè io non oso immaginare che shock per i vicini ad averlo, perché poi appunto io ho anche seguito qualche sua intervista, eccetera, sì, dovrei vedermi anche lo speciale, ma vuoi che non ho tempo, a volte non ho voglia. È una persona tranquilla, ma mansueta, certo, se lo si guarda si capisce che qualche rotella gli mancava e che non era proprio tutto in bolla. Tenendo conto che poi secondo me l'ha fatta franca per così tanti anni, perché in quegli anni non c'erano tutte le tecnologie di adesso. Magari avesse fatto quello che ha fatto, sarebbe stato preso molto prima. Comunque, ecco, chi dice no è impressionante, a mio avviso no. Poi ognuno di noi è impressionabile alla sua maniera. Se proprio volete vedere qualcosa di davvero pesantino, vi consiglio Ed Gein. Adesso non so mai pronunciare il suo cognome, vabbè, il macellaio di Plainfield. Quello è un po' più pesantino. Lo guardai tantissimi anni fa quando lavoravo con la mia amica, ma non sapevamo cosa fare. Cioè, vediamoci sto film. Quello è bello pesantino, poi vabbè, Necromantic, ma quello
è tutta una fiction perché appunto è stato inventato, le protagoniste sono femminili, poi comunque cioè, si vede che è fatto proprio grottesco, eccetera, eccetera. Poi anche The Human Centipede, quello è pesantino secondo me come film. C'è anche la parte seconda, ma quella è proprio più grossolana. La prima è molto molto più bella. Poi, secondo me, ha fatto tanto il dottore tedesco, a mio avviso, uomo molto affascinante. Io ritengo che era un uomo affascinante, anche perché buon'anima adesso. Un'altra serie è Hostel, quella veramente pesante da vedere. C'è da dire che all'epoca viaggiavo da sola e tutto quanto, Hostel mi ha fatto capire che non era il caso di essere, come dire, affabile, di dare confidenza a tutti e molto spesso mi ha salvato, perché appunto proprio parla prima dei giovani uomini, poi delle giovani donne che si sono fidate troppo, mettiamola così, non vi spoilero più di tanto, ma guardatevelo pure se vi piace il genere. Però appunto la serie di Dahmer, tra l'altro avevano fatto anche altri film, altre pellicole, magari quando voglia me le guardo, e poi comunque gli hanno anche dedicato delle canzoni nell'ambiente grindcore, insomma comunque il suo nome non mi è sicuramente nuovo, quindi cioè, ho sentito parlare di lui tantissime volte, poi avevo un ragazzo che si comprava tutti questi libri, quindi me li leggevo. Già comunque la sua storia la sapevo dalla notte dei tempi. Sicuramente se state attenti e vedete le sue interviste, lo capite che è una persona estremamente disturbata, ma poi comunque quasi tutti quelli che commettono reati così gravi proprio tanto in bolla non sono, anzi per niente, perché o hanno avuto problemi di infanzia o hanno problemi psichiatrici o entrambe le cose, quindi magari hanno anche subito dei traumi o tanti lo fanno anche per il gusto di fare male, perché comunque ci sono anche quelli, ci sono le persone sadiche, purtroppo è così. Poi appunto non voglio addentrarmi perché il true crime non è il mio ramo, quindi al momento non intendo trattarlo, anche perché ci sono canali appositi che lo fanno, anche perché poi comporta ricerche e tutto quanto, e quindi non vado neanche a indagare più di tanto e potrei fare delle clamorose figure, ma poi appunto, ripeto, io sono specializzata nell'urbex e non nel true crime, anche se comunque mi sono informata, mi informo e tutto quanto. Tra l'altro, una mia amica mi ha consigliato anche la serie di Ted Bundy e poi altre, ce ne sono comunque tantissime, perché vabbè, Dahmer sì, ok, ha fatto cose terribili, ma ci sono stati criminali che hanno commesso cose ben più pesanti. Sono andati avanti per tantissimo altro tempo. Da dire anche c'è che in quegli anni, secondo me, chi è finito nelle sue grinfie peccava di imprudenza. Anche perché io non sarei mai andata a casa di una persona conosciuta in un locale. Si parla di buon senso, quindi avrei comunque evitato. Avrei evitato di accettare dei drink, perché appunto è una cosa che mi è stata insegnata fin da piccola, di non accettare drink, di non accettare cibo da persone sconosciute, ma poi soprattutto di non seguirle appena conosciute nel locale, ma si tratta appunto di semplice buonsenso, e però il buonsenso molto spesso ti salva la vita perché ti tira fuori da un sacco di guai, di problemi, perché appunto anche a me è capitato diverse volte di essere invitata a casa di persone conosciute al momento, oppure persone che volevano essere invitate a casa mia senza neanche essere incontrate, ma toh, ma non ci penso minimamente, proprio toh,
Me ne vado proprio. Mi ricordo una volta, per esempio, che ero in Islanda con una mia carissima amica. Si avvicina a sto italiano, volete venire a fare un giro in barca con me? Gli ho detto no, mi dispiace, no, anche perché quando la barca prende il largo, te saluti Nina. Mi dispiace, sono scortese, sono sgarbata, ma la mia pellaccia è ancora qua, quindi bisogna appunto sempre stare attenti in qualsiasi situazione perché il pericolo è davvero dietro l'angolo. Magari appunto persone che possono sembrare tranquille e tutto quanto, ma poi lasciamo stare. Infatti, Dahmer era una persona tranquilla, sembrava una persona tranquilla, ma poi è successo quello che è successo. Sicuramente prendo spunto anche da questa serie per consigliare ai miei follower più giovani di prendere davvero provvedimenti, di essere davvero prudenti quando andate nei locali e via discorrendo, quando magari incontrate persone conosciute su internet, perché davvero non si può mai sapere. C'è da dire anche che queste persone, a parte essere totalmente prive di empatia, perché non è che una persona che fa questo è una persona empatica, ma poi sono il più delle volte narcisisti e manipolatori, quindi sanno manipolare molto bene, si sanno mascherare molto bene, per poi tirarvi nel tranello, quindi attenzione. Comunque sì, c'era proprio qualcosa nel suo sguardo, nei suoi movimenti che non quadrava. Poi vabbè, appunto, non l'ho mai incontrato dal vivo, cara Grazia. E spero ma di non incontrare mai persone come lui, perché anche no, grazie. Però ecco, questo è quello che vi posso dire. Attore bravissimo, è stato molto bravo. Tra l'altro poi adesso c'è il boom dei suoi occhiali, brutti come il peccato, a mio avviso sono orribili. E poi vi racconto anche un aneddoto curioso, perché comunque la fantasia dell'executrix, diciamolo così, è molto ricorrente anche nei miei video, infatti mi capita anche di girarli. Eh sì. Toccherà pure a me pigliarmi un manichino, eccetera, eccetera, perché ci sono proprio, le persone che hanno queste fantasie e li comprano i video. Quindi, sono proprio cose che a tante persone piacciono e quindi io le faccio. A parte che, vabbè, mi diverto, ma è solo finzione perché comunque è solo finzione, faccio qualche trama, eccetera, eccetera, però la faccio, l'ho fatta di recente, ne devo fare una per Halloween. Ecco, infatti, per quello che mi interessa la canzone Please Don't Go, quella angosciante, perché la voglio mettere di sottofondo, eccetera, eccetera. E quindi così, però me li comprano. Che devo farci? Piace quello, e quindi ok, vabbè, non è proprio una cosa così rara, eccetera. Poi basti pensare a quando lui era in carcere, che ha ricevuto lettere da parte di fans, eccetera, eccetera. Ma a parte che anche alcuni italiani hanno ricevuto questo trattamento, osannati dalla gente, eccetera. Vabbè, bella roba osannare certe persone, però appunto così è. Allora, voi avete visto la serie? Fatemelo sapere nei commenti, magari avete altre serie simili da suggerirmi e ci vediamo al prossimo video.